Vedete, ora vi dico una cosa forte, vi dico una cosa forte. Noi non possiamo rinunciare al caporalato, è provocatorio e ci mancherebbe altro, ma noi non possiamo rinunciare allo sfruttamento di massa, non ce lo possiamo permettere. Senza lo sfruttamento di massa il nostro sistema collasserebbe. Un sistema oggi in Italia senza lo sfruttamento di massa sarebbe insostenibile. Noi abbiamo un livello di povertà che non si era mai registrato nel paese. Abbiamo percentuali di cittadini italiani che sono sotto la soglia di povertà, in assoluta indigenza, incapaci di procurarsi anche i beni di prima necessità, parliamo del cibo, che fa spavento. Grazie allo sfruttamento e al caporalato, noi siamo in grado di tenere i prezzi di certi beni entro certi limiti. Se noi rinunciassimo al caporalato e allo sfruttamento, quei prezzi si alzerebbero e il livello di povertà esploderebbe ancora di più. Allora tu hai due possibilità se vuoi perseguire, diciamo, tra virgolette, il benessere dei tuoi cittadini. O aumenti il caporalato, aumenti lo sfruttamento per tenere ancora più bassi i prezzi, e questa è la strategia di chi ti dice apriamo le frontiere. Questa è la strategia. Apriamo le frontiere perché così arrivano ancora più morti di fame, ancora più indigenti che faranno concorrenza ai morti di fame che già sono dentro, così si abbassa ancora di più il costo del lavoro e si abbassa ancora di più il prezzo dei beni e i morti di fame italiani se li potranno comprare. Oppure, ragazzi, la differenza, l'altra strada è mettere in discussione il sistema, rafforzare la domanda interna, investimenti, risorse, politiche keynesiane, antiregressive. Votate alla piena occupazione, espansive, ma non le puoi perseguire, non le puoi perseguire in un'Europa che ti dice guardate che voi dovete ridurre il deficit, non lo puoi fare. E allora ti dicono apriamo le frontiere e facciamo venire la gente perché non abbiamo lavoratrici e lavoratori. Lo capite che è un circolo vizioso e lo capite che in tutto questo le responsabilità della sinistra, delle forze cosiddette progressiste, delle forze socialdemocratiche è enorme? Sono loro i principali responsabili, questa è la verità. Temo che sia abbastanza vero, anche in queste ore vediamo interviste sui giornali che dicono apriamo, smantelliamo la Bossi-Fini, che per carità è una legge che ha un sacco di problemi, andrebbe migliorata, cambiata, non è più adatta ai tempi probabilmente. Detto questo, non mi sembra che la soluzione sia spalanchiamo le frontiere e facciamo entrare chiunque, perché è deleteria, almeno questo io credo. Non so se tu sei d'accordo. Io sono dell'idea che dobbiamo far entrare tutti quelli che possono entrare e che non mettono in discussione in peggio il sistema. Cioè fare entrare eserciti di nuovi schiavi non è un bene per noi e non è un bene per loro. Io sogno un'Italia che accolga delle persone e che dia un sogno, una speranza. Persone, una prospettiva di benessere a queste persone, non che dica venite, 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 vedete che bel cetriolo vi sto preparando. Questo è il punto. Non è civile pensare ad un'Italia che ti fa entrare la gente perché sta già pensando a come sfruttarla, a come spremerla, a come massacrarla. La storia del bracciante di Latina che noi abbiamo raccontato, drammatica, violenta, deprimente, non è che una storia di tante altre. Le nostre campagne sono piene di gente che si droga pur di sostenere i ritmi di lavoro che sono ritmi insostenibili. Andatevi a leggere il libro della Furlanetto di qualche anno fa che ha raccontato in maniera limpida certi fenomeni, come siamo diventati complici dello schiavismo di massa, credo sia in titoli, e ti descrive la situazione anche del caporalato, dello sfruttamento, ma è un libro che è uscito qualche anno fa. Sono cose Sì, note, certo. stranote. Sono cose Valentina note, stranote. Basta. Furlanetto di Radio 24, sulle 24 ore, ha fatto, tra l'altro, è una collega che ha fatto anche inchieste sulle ONG, diciamo, sul modo in cui i buoni fanno un po' di affari con la migrazione e altro, eh.
Sì, assolutamente, ripeto, sono questioni note e stranote. Adesso ci fermiamo a parlarne perché ovviamente siamo colpiti da quello che è accaduto, perché dimostra una ferocia, una brutalità inconcepibile. Da italiani giustamente ci vergogniamo di aver riservato questo futuro a questo futuro che poi è assenza di futuro, è morte drammatica per questo povero lavoratore. Ma questa è una realtà che è nota e accadrà ancora. Succederà ancora, ma ve la ricordate la storia di Luana D'Orazio? Pareva che stesse crollando il mondo quando è morta quella ragazza, stritolata viva da un macchinario che era stato manomesso per aumentare la percentuale di produttività di qualche punto. Per questo motivo è morta Luana D'Orazio, giovanissima, mamma, se ricordo bene, stritolata viva. Sì. La mamma disse: "Il corpo di mia figlia era diventato un gomitolo." Questa è stata la fine di questa povera ragazza. E che cosa è cambiato dalla morte di Luana D'Orazio? Niente, non è cambiata una mazza, non è cambiato niente, perché non si può cambiare niente.